L'Associazione Nazionale dei Costruttori ha ricoperto un ruolo importante nel decreto legge salva casa dello scorso maggio. Lo ha fatto suggerendo alcune disposizioni che serviranno a rendere più agevoli gli interventi, introducendo ad esempio misure specifiche per facilitare la vendita degli immobili. Il decreto salva casa, che però presenta ancora alcuni vuoti nella disciplina della materia, è stato discusso nel corso di un incontro dibattito organizzato dall'ANCEAI e Salerno al Grand Hotel, alla presenza tra gli altri del presidente della sezione di Salerno del TAR, Salvatore Mezzacapo, e dell'avvocato Lorenzo Lentini, presidente della Camera Amministrativa Salernitana. Cosa cambia per il mondo delle costruzioni? Ma è importante questo incontro proprio per creare quella sintonia, quella sinergia fra il nostro settore, gli ordini professionali, la Camera Amministrativa, per rendere interpretabile una fattispecie in concreto. Oggi abbiamo questa norma che è importante perché finalmente mette in una situazione, diciamo, di tranquillità, di omogeneità fra lo stato di fatto e diciamo, la situazione catastale. Abbiamo visto le difficoltà che ci sono state nel momento in cui presentavamo le pratiche per la ristrutturazione col sisma e col bonus, a volte si fermavano proprio perché c'era questa incongruenza. Questo decreto dovrebbe aiutare a rendere conforme quella che è la situazione di fatto rispetto a una situazione di diritto che a volte non è uguale. Quindi è importante soprattutto perché mette in condizioni i comuni di sistemare una situazione che altrimenti diventerebbe poco gestibile. Il privato, che potrebbe effettivamente avere una situazione di conformità anche in futuro per rendere commerciabile il bene, perché potrebbe esserci questo tipo di problemi. Però, come al solito, dobbiamo mettere insieme le forze, perché abbiamo sì applicato una norma importante, che è questa qui che stiamo dicendo, però è anche vero che attualmente non ci sono i moduli ancora da applicare, non ci sono il calcolo degli oneri, quindi bisogna adesso rendere concrete, altrimenti come al solito facciamo una norma, però nel concreto non rendiamo praticamente applicabile la stessa, con un danno per le imprese di non poco conto.